500.000 anni fa, nel cuore di quella che sarebbe diventata una meravigliosa terra del sud d'Italia, non esisteva nulla. Solo tanta acqua a formare un grande lago attorno al quale si aggiravano preistorici animali, di cui sono giunti fino a noi resti di zanne e ossa. Poi le inevitabili mutazioni climatiche che seguirono fecero scomparire quel lago, lasciando la scena ad una terra fertile e bellissima, dai colori ampi e suggestivi, l'alta valle dell'Agri. Anche oggi protagonista è sempre lei, l'acqua. Sgorga ancora copiosa da antichissime sorgenti, fra rivoli e torrenti, defluendo nel fiume che dà proprio il nome alla vallata, l'Agri. Siamo in Basilicata, nella provincia di Potenza, un'area rimasta miracolosamente intatta nel patrimonio paesaggistico italiano, ancorata a riti lenti e antichi, e a tradizioni che hanno costruito con pazienza e tenacia la sua bella storia. Una storia ricca e tormentata, fatta di conquiste e di conquistatori, di genti che distruggevano e genti che, con caparbietà, ricostruivano, modellando la vita sulle loro antiche origini contadine, per cui la terra è sacra e conservarne la bellezza e la fertilità equivale a preservarla in eterno. Oggi questa storia si può ancora ammirare nella vasta area archeologica di Grumentum, l'antica colonia romana situata sullo strategico percorso della vecchia Via Herculia. Livio ci ricorda che in questa zona si svolsero sanguinosi scontri fra romani e cartaginesi, in particolare una sanguinosa sconfitta di Annibale nel 207 a.C. La valle è circondata da dolci colline appenniniche. Ecco quindi campi e boschi di ogni forma e colore, animali in libertà che rievocano immagini di quadri antichi, parchi attrezzati che permettono di conoscere la natura rispettandola e amandola. Come il faggeto Fontana delle Brecce, esteso per 2000 ettari nel territorio di Marsico Nuovo, o il parco di Calvello, con percorsi botanici perfettamente attrezzati che illustrano tutte le principali caratteristiche dell'ambiente. E non mancano sorprese, nuove e suggestive, come questo piccolo ma interessantissimo museo del lupo, allestito sui monti che circondano Viggiano e che in inverno si trasformano in attrezzate piste da sci. Il piccolo museo è dedicato a uno degli animali simbolo del territorio, ma permette anche di conoscere i segreti di altre specie rare e preziose. Percorrendo la valle, lo sguardo si solleva inevitabilmente a scoprire i tanti paesi che si aggrappano ai fianchi delle colline che ci scorrono accanto. Iniziamo allora a conoscerli, partendo da Viggiano. Posizionata sulla cima del Monte Enoch, a 1023 metri di quota, la cittadina è moderna e attiva, pur mostrando un antico cuore medievale. Il paese raggiunse nel X secolo una grande fama culturale e commerciale, e oggi conserva una prerogativa che ne fa un luogo ricercatissimo, non solo nella zona, ma in tutta la Basilicata. È qui, infatti, che viene venerata la Madonna Nera,
una statua lignea di Madonna col Bambino del XIII secolo, che viene festeggiata per due volte l'anno con una partecipazione di fedeli in grado di provocare le più forti suggestioni. Da settembre a maggio, la Madonna è custodita nella chiesa di Santa Maria del Deposito, elevata da Paolo VI a Basilica Pontificia Minore. All'ingresso, un recente, maestoso portone bronzeo ricorda nelle sue formelle la storia della città, della sua Madonna e del viaggio lucano di Papa Giovanni Paolo II quando incoronò la sacra reliquia come regina e patrona della Lucania. L'interno conserva preziose opere d'arte che ne fanno una delle più splendide chiese della regione. A maggio, la statua della Madonna viene trasportata con una suggestiva e affollatissima processione nel santuario del Sacro Monte, raggiungibile soltanto tramite una stretta, ripida e lunga salita, in grado di dare il senso forte di ascensione verso luoghi di altre essenze. Ma altri luoghi di fede della vallata permettono suggestive immersioni nella natura e nella preghiera. Come questo santuario, intitolato al Santissimo Crocifisso, anch'esso meta di pellegrinaggi in uno scenario naturale di incomparabile bellezza. Dall'alto di questo luogo sereno, lo sguardo vola lontano, affacciandosi su Satriano di Lucania e su Brienza, un'elegante cittadina dominata dal castello che fu della famiglia Caracciolo. Sulla piazza del comune spicca la statua di Mario Pagano, il giurista brienzano, eroe della rivoluzione napoletana, giustiziato a Napoli nel 1799. Suggestivo è poi il chiostro dell'ex convento dell'Annunziata, oggi sede del municipio cittadino, finemente affrescato ad opera di Pietro di Giampietro. Nelle sere d'estate, poi, il castello diventa lo sfondo per uno straordinario spettacolo di luci e suoni, uno dei grandi eventi della regione. Corsi lungo il mare, sulla verde valle, e l'anima mia arrivò al pendio erboso, al ruscello, gli alberi, i lupi, e alzando gli occhi rividi il sorriso della torre Barbara. Una suggestiva gita, partendo da Brienza, è quella alle celebri Grotte dell'Angelo, nei pressi di Pertosa, nella confinante Campania. Un immenso e straordinario insieme di cunicoli e gallerie sotterranee che seguono il percorso di un antico fiume e che oggi è possibile percorrere e ammirare con grande comodità attraverso un percorso attrezzato e illuminato con grande suggestione.
Riprendiamo a percorrere la nostra valle con lo sguardo che inevitabilmente viene attratto da un grande lago che interrompe lo sgranarsi infinito di campi e boschi che la percorrono. Siamo sul lago Pietra del Pertusillo, un grande bacino artificiale creato sbarrando il fiume Agri con una possente diga. Il lago è circondato da altri paesini arroccati sulle cime dei monti, splendidi osservatori naturali del territorio. Qui voliamo su Spinoso, ricca di interessanti palazzi medievali. E qui scendiamo su uno dei centri più importanti, Moliterno, che con i suoi 879 metri domina tutta la Val d'Agri. Anch'esso sorse all'epoca dei saccheggi di Grumentum da parte dei Saraceni intorno al X secolo e soprattutto nel 1700 divenne particolarmente vivace sul piano delle arti e delle scienze, acquistando la fama di capitale culturale della Val d'Agri. La cittadina è dominata dal castello medievale e dalla possente mole della chiesa matrice dell'Assunta. La chiesa presenta una bella facciata settecentesca ed è dominata da una bellissima cupola, opera di Ignazio de Iullis, allievo del Vanvitelli. Il suo ampio interno è arricchito dovunque da affreschi e preziose opere d'arte. Altra importante chiesa cittadina è quella di Santa Croce del 1613, con pregevoli altari lignei, sculture barocche e una tela del Pietrafesa dedicata alla deposizione di Gesù dalla croce. Molto interessante è anche la chiesa del Rosario, risalente al 1510, e in cui una delicata opera di restauro ha permesso di riportare alla luce innumerevoli affreschi nascosti per secoli. Possente, infine, il castello normanno angioino che domina l'abitato con un mastio forse di origine longobarda e che è stato più volte ristrutturato nei secoli. Moliterno, grazie anche alla sua spettacolare posizione, non si sottrae al fascino ambientale che domina tutta la valle. Ne è un esempio la riserva del Faggeto, un millenario bosco di faggi con lembi di cerreta che si estende a soli 7 km dall'abitato per circa 350 ettari di territorio ed è stato recentemente valorizzato e protetto per offrire al pubblico una passeggiata di grande bellezza e cultura ambientale. E le tracce di una storia di fasti e gloria ci invitano ad una nuova visita, Marsico Nuovo, situato anch'esso in una bellissima posizione panoramica e circondato da una danza vertiginosa di boschi. Al lato della cittadina, dove sorge Capo Agri, che dà i natali all'omonimo fiume, un altro invaso artificiale nutre l'agricoltura di questa fertile terra. Al di là delle sue origini di epoca preellenica, Marsico è uno dei paesi della Basilicata che ha saputo meglio conservare, al suo interno, la ricchezza artistica e il pregio delle sue costruzioni risalenti al periodo medievale, momento del suo massimo splendore. Ma è il centro storico che attira l'attenzione del visitatore, a cominciare dai bellissimi palazzi. Tra questi spicca il Palazzo Pignatelli, di origine seicentesca e oggi sede del municipio. Ecco poi la cattedrale del XIII secolo, dedicata a San Giorgio. E ancora San Gianuario, edificata nell'XI secolo come abbazia di Santo Stefano e che sorge sul luogo di un antichissimo tempio pagano dedicato al dio orientale Serapide. La chiesa presenta un bellissimo portale in pietra del XIII secolo, opera di Melchiorre da Montalbano, oggi chiuso da una moderna porta bronzea decorata in rilievo.
Per la sua preziosa storia, la chiesa, che offre interessanti immagini culturali anche al suo interno, è stata dichiarata monumento nazionale. La cittadina si distingue inoltre per una ricca vita culturale che comprende interessanti manifestazioni folcloristiche in cui sono invitati gruppi di altre città italiane e persino di altre nazioni. Tutta la zona, pur garantendo sempre una vacanza all'insegna della serenità e della natura, sa offrire infiniti motivi di interessi per giovani e meno giovani. Ecco allora le numerose serate all'aperto, come questa che abbiamo scoperto a Paterno, dove la socialità è stimolata dalla musica e dalla semplice e gustosa gastronomia locale. E ancora i moderni pub, come questo di Brienza, dove l'ambiente invita particolarmente i giovani a riunirsi per trascorrere una serata diversa. Per non parlare delle infinite giornaliere proposte di attività culturali organizzate da tutti i comuni, come questo delizioso concerto per flauti offerto nella chiesa di Sant'Antonio a Viggiano. Un luogo, Viggiano, che d'altronde è celebre anche per i suoi ricordi musicali, quando la cittadina era abitata da innumerevoli, straordinari liutai che costruivano arpe e violini di grandissimo pregio internazionale. Ma torniamo a scoprire l'anima vera di questa bellissima terra. Dimentichiamo i ritmi assordanti e riscopriamo gli antichi rumori che percorrono le stradine di un altro centro storico, quello di Marsicovetere, dove la storia sembra essere stata assorbita dalle stesse pietre delle sue antiche case. Con i suoi 1037 metri, il paese è uno dei più alti della Basilicata e oggi è un luogo di serena pace e aria purissima. Eppure il suo stesso nome, che deriva dal latino mariscus e significa luogo paludoso e malsano, ci ricorda come doveva essere questa terra molti secoli fa. Da Marsicovetere lo spazio corre ancora lontano sui mille paesaggi di questa zona, così come si può fare da Paterno, un'altra amena cittadina della valle ricca di sorgenti d'acqua. Thank you.
Proprio da Paterno poi sarà obbligatoria una gita in un'altra attrattiva culturale poco distante, nell'adiacente Vallo di Diano, la Certosa di San Lorenzo, più nota come Certosa di Padula. Iscritta dall'UNESCO fra i beni mondiali da tutelare come patrimonio dell'umanità, la Certosa è uno dei più maestosi e importanti edifici religiosi d'Italia, il cui recente restauro le ha restituito la solenne e splendida immagine che fu concepita dal suo ideatore, Tommaso Sanseverino, conte di Marsico, nel 1306. Celebre il chiostro centrale, uno spiazzo immenso che fa del monumento la più grande certosa d'Europa. Splendida è la chiesa, anch'essa di chiara ispirazione barocca e ricchissima di decorazioni e opere d'arte, malgrado la feroce spoliazione che ne fece Napoleone, depredandola di innumerevoli tesori. Un celebre ambiente del monumento è l'elegantissima scala a chiocciola che porta nei locali dell'antica biblioteca e che recenti studi vogliono addirittura datare al XV secolo. Abbracciata a uno dei tanti colli che caratterizzano l'alta valle dell'Agri, sorge Tramutola, paese che nel suo stesso nome, terra imbevuta d'acqua, porta i segni di quell'elemento che, come abbiamo più volte ricordato, più fortemente caratterizza l'intero territorio e che qui si manifesta particolarmente in sorgenti e fontane che sembrano sgorgare dalla sua stessa anima. Molto importante nella storia del paese fu la presenza dei frati benedettini che contribuirono al rilancio di Tramutola dopo le distruzioni operate dai saraceni. Nel repertorio artistico della cittadina vanno allora segnalate la chiesa madre, dove si trova la Madonna dei Miracoli, insieme ad una ricca collezione di opere d'arte. Particolarmente importante è un polittico del 1569, opera di Antonio Stabile. Di fronte, molto interessante, anche la visita alla Chiesa del Rosario, fondata nel 1577 e che si presenta con un bel portale in pietra e una porta in legno ultimata nel 1771. L'interno conserva un maestoso altare ligneo seicentesco, raffigurante i 15 misteri del Rosario. La ricchezza d'acqua che contraddistingue il paese si è trasformata, per la gioia di piccoli e grandi, in un modernissimo acquapark perfettamente attrezzato e inserito in un paesaggio montano di grande bellezza e suggestione. D'altronde anche le offerte più classiche, come una piscina comunale, diventano luogo di vero splendore paesaggistico quando sono inserite in un contorno di panorami e verde come questo nei pressi di Moliterno. Una natura che per i più sportivi potrà essere goduta in pieno anche grazie a ecologiche e salutari passeggiate a cavallo, organizzate anche per i meno esperti da attrezzati maneggi locali.
Nel nostro raccontare l'Alta Val d'Agri abbiamo lasciato per ultimo uno dei suoi aspetti più interessanti per il visitatore, quello gastronomico. La maniacale ricerca della genuinità, operata da sempre dalla gente del posto e derivante dalla schietta vocazione contadina, fa sì che proprio in questa zona si possa godere di una delle più saporite gastronomie del nostro sud. Ecco allora la lavorazione antica e sapiente del latte e dei suoi derivati. Il canestrato di Moliterno, un particolare tipo di formaggio pecorino che ha raggiunto una fama non solo nazionale. I fagioli di Sarconi, prodotto unico e inconfondibile per caratteristiche nutrizionali e organolettiche, oggi protetti dal marchio IGP. E infine uno splendido vino, oggi premiato con l'etichetta DOC e prodotto con uve naturali e biologiche. Questa è l'Alta Valle dell'Agri, un angolo d'Italia piccolo eppure grandissimo, dove, dimenticando la mondanità e i veleni della nostra società, potremo riscoprire sapori e umori antichi, vivendo serenamente tutto l'anno una vacanza unica e sicuramente diversa.